tutti i grandi popoli, scrive Kazantzaki, che hanno avuto una missione storica, hanno posseduto un loro grido. Gli ebrei chiamavano Dio, gli indù cercavano di scoprire la sua essenza al di là del mondo visibile, i cinesi si sforzavano di mettere ordine nella vita terrestre e gli egiziani, dal fondo delle loro tombe, reclamavano l'immortalità. Quanto ai greci, avendo fissato lo sguardo su questa terra, intrapresero una grande e difficile missione: mutare l'anarchia e la schiavitù in libertà. Attraverso tutti gli avvenimenti della storia greca apparentemente contraddittori, scopriamo un'armonia interna, un elemento stabile e immutabile che ha costituito l'essenza di questa razza: la lotta per la libertà. Questa lotta fu il vero miracolo greco. Conservando gli elementi positivi dell'individualismo primitivo e accettando quelli della sottomissione disciplinata, l'Homo Hellenicus compì quel miracolo umano che si chiama libertà. Ricerca della libertà, l'eleftheria, è stata la parola d'ordine della guerra d'indipendenza greca dall'impero ottomano. Il 25 marzo 1821 divampò l'insurrezione della Grecia continentale, promossa da Germanos, arcivescovo di Patrasso, appoggiata poi dagli armatolì, gruppi armati rumeni ingaggiati dai turchi, passati però dalla parte dei rivoltosi, e dei cleftes, banditi o ladri, ma che per il popolo significava partigiani, guidati da Theodoros Kolokotronis e la contemporanea secessione di Ali Pascià, capo dell'Epiro. Nel 1822 fu emanata la prima costituzione greca, ma i turchi ripresero l'Epiro e tentarono di ristabilire il loro dominio con feroci e cruenti repressioni come l'eccidio di Chio e l'impiccagione del patriarca di Costantinopoli. Questi episodi colpirono i liberali europei. Molti illustri personaggi, Lord Byron, Sant'Orre di Santa Rosa e molti altri, si unirono ai rivoluzionari che nel Peloponneso e a Missolonghi continuavano a resistere. I turchi riconquistarono posizioni grazie all'aiuto militare del Pascià d'Egitto, ma il conflitto aveva attirato l'attenzione dell'opinione pubblica europea. Così Francia, Inghilterra e Russia intervennero, annientando nel 1827 la flotta turca a Navarino e occupando la Morea nel 1828. La fine della guerra fu sancita dal Trattato di Adrianopoli nel 1829 e l'indipendenza col Protocollo di Londra nel 1830. Alcune regioni però rimanevano ancora in mano turca. La Grecia si era data un ordinamento repubblicano, ma nel 1831 l'assassinio del presidente Ioannis Kapodistria, considerato troppo autoritario e filorusso, fu il pretesto delle potenze protettrici per imporre la monarchia nella persona del principe Ottone di Baviera. Era l'agosto del 1832.
L'indipendenza greca fu un avvenimento storico che sfidò il suo tempo. L'Europa dispotica, con la sua Santa Alleanza, si dedicava al mantenimento dello status quo e le rivoluzioni francese e americana erano viste come un veleno liberale da cui proteggersi. È interessante notare che quando a Vienna Ioannis Kapodistria, allora ministro degli affari esteri della Russia, implorò pietà per i greci, Metternich rispose che non esistevano greci, ma solo sudditi dell'impero ottomano. Questa era la condizione di schiavitù del popolo greco, che non aveva istruzione, identità, talvolta neanche il cognome, che conosceva solo i padroni per cui lavorava, a cui obbediva e a cui doveva anche la vita. Cancellata la sua memoria storica, quella dei suoi avi, luce pioneristica della civiltà e capi del mondo. Perciò la vittoria della rivoluzione greca era considerata improbabile se non altamente prematura. Eppure è successo. Ancora una volta la piccola Grecia dava una lezione all'Europa e al mondo. Un popolo libero rivendicava la sua autodeterminazione, ergendosi ad esempio per gli altri popoli ancora sotto il dominio straniero. Sono trascorsi due secoli, forse non sempre di libertà, ad esempio negli anni dei colonnelli, ma certamente di indipendenza. Come è stato celebrato questo bicentenario in Grecia e nel mondo? Partendo dall'Italia, la comunità greca di Napoli ha più di 500 anni ed ha celebrato il bicentenario dell'indipendenza greca con diverse iniziative, fra cui un video nel quale sono stati intervistati diversi intellettuali campani, mentre è in preparazione un convegno sul tema che si terrà a fine novembre presso l'Hotel Victoria Maiorino di Cava dei Tirreni, già sede del governo greco in esilio nel 1944 ed oggi della Società Filellenica Italiana che coorganizza l'evento. Uno dei più significativi esponenti della comunità greca di Napoli è il professor Giannis Korintios, grande studioso e profondo conoscitore della cultura ellenica e della diaspora, scrittore e saggista, ideatore e anima di importanti iniziative, tra cui la Giornata Mondiale della Lingua Greca. E da ultima, la mostra Napoli e il Risorgimento Greco, inaugurata virtualmente il 15 marzo e poi fruibile dal 30 giugno presso l'Archivio di Stato di Napoli. Una preziosa documentazione con molti inediti, per la prima volta ricostruisce importanti aspetti, talvolta sconosciuti o dimenticati, sottovalutati, del legame che unisce Napoli alla Grecia. Sinergia tra l'Archivio di Stato di Napoli, gli Archivi Generali della Grecia e l'Istituto di Studi Ciprioti di Nicosia, che hanno proposto in contemporanea mostre parallele. Napoli e il Risorgimento Greco 1821-2021 è la mostra virtuale ideata e curata da Giannis Korintios, organizzata dagli Archivi Generali della Grecia, dalla Società di Studi Ciprioti e dall'Archivio di Stato di Napoli. La rivoluzione greca e il Risorgimento italiano sono stati processi interconnessi. Greci, napoletani, piemontesi, francesi, inglesi, bavaresi, spagnoli, portoghesi, americani portavano avanti le stesse rivendicazioni risorgimentali. Nel resto d'Italia molte iniziative commemorative si sono svolte da remoto. Fra queste, la comunità ellenica dell'Emilia-Romagna
ha proposto dal 20 marzo al 10 aprile 4 incontri dedicati all'analisi della Grecia prima, durante e dopo la Grande Rivoluzione, di cui il primo rivolto ai giovanissimi. Inoltre, a Bologna, il 10 maggio, si è concluso il percorso di valorizzazione della cultura greca nella toponomastica del territorio del comune, con le cerimonie di intitolazione di due giardini, siti nel quartiere San Donato San Vitale, dedicati al premio Nobel per la letteratura Giorgos Seferis e al compositore dell'Inno alla Libertà, il poeta nazionale Dionisios Solomos. Alle cerimonie erano presenti le autorità e, in videocollegamento ad Atene, il segretario generale dei Greci all'estero e della pubblica diplomazia presso il Ministero degli Affari Esteri. Nel mondo, come ci mostra questo breve video del Comitato Grecia 2021, tanti sono i paesi che hanno celebrato l'importante evento. Valicano le Alpi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dovuto annullare la sua visita ad Atene, ma alla cerimonia del 25 marzo è stata presente una delegazione. I caccia francesi hanno solcato i cieli della capitale insieme a quelli americani. La Francia ha donato un pregiato arazzo raffigurante la scuola di Atene di Raffaello Sanzio e l'ambasciatore francese Patrick Maisonneuve ha precisato che
La scuola di Atene simboleggia l'impegno per la democrazia e ci ricorda che tutte le repubbliche occidentali devono molto alla Repubblica Greca. Inoltre, la comunità ellenica di Parigi, insieme all'ufficio istruzione di Bruxelles e tutte le scuole di lingua greca presenti sul territorio francese, ha ricordato il bicentenario in un bel video. Il Museo di Arte e di Storia di Ginevra, insieme alla Fondazione Hart per lo studio dell'antichità classica e il Museo dell'Ellenismo, onora l'amicizia che lega la Grecia e Ginevra dal XIX secolo, con due mostre. Ginevra e la Grecia, un'amicizia al servizio dell'indipendenza, e Il gusto dell'antico, Anna e Jean-Gabriel Einard, dal 15 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022. Le mostre mettono in luce il ruolo decisivo di Ioannis Kapodistrias e dei suoi amici svizzeri ferventi filelleni Charles Pictet de Rochemont e Jean-Gabriel Einard, nell'integrare la città di Ginevra con la liberazione della Grecia dal giogo ottomano. Esse presentano inoltre il sostegno offerto da Jean-Gabriel Einard alla guerra d'indipendenza greca e il rapporto della famiglia Einard con l'antichità greca. Attraversato l'Atlantico, in Canada, anche le comunità di Toronto e Montreal hanno scelto la modalità da remoto. Μάρτιος 2021. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Κατευθύνομαι προς το κέντρο της ελληνικής κοινότητας του Τορόντο, που για δεκαετίες τώρα έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να μεταφέρει τις γνώσεις, την ιστορία και τον πολιτισμό στη νέα γενιά των Ελλήνων, στους ομογενείς αλλά και στους γηγενείς. Mentre la città metropolitana di Vancouver ha innalzato la bandiera greca in ben 56 municipalità e le comunità greche hanno organizzato una vivacissima parata automobilistica ed un saluto in 5 stazioni. La bandiera greca ha illuminato gli edifici più significativi degli States da ovest a est. Perfino le cascate del Niagara, questa meraviglia della natura tra Canada e Stati Uniti, il 25 marzo si è colorata in diretta sul sito ufficiale di bianco e blu dalle ore 9:45 alle 10. La Greek Town di Chicago offre un'accattivante celebrazione virtuale con multiformi testimonianze sull'identità greca, fortemente e orgogliosamente sentita da persone che sono oramai cittadini americani, giornalisti, docenti, giudici, ma anche bimbi in costume tradizionale e dalla comunità tutta, musica, danze. Chiude la cantante Glicheria con una originale versione della canzone Natane to ikosi ena, che sia il 1821. Da non perdere la galleria fotografica. Μου ξανάρχονται ένα-ένα.
χρόνια δοξασμένα. Να ήτανε το 21, να έρθει μια στιγμή, να περνάω καβαλάρης. A Pittsburgh, in Pennsylvania, un evento inserito tra le iniziative del Comitato Grecia 2021. Per la prima volta nella diaspora è stata riletta una pagina meno conosciuta. Un doveroso omaggio ai numerosi martiri ciprioti della guerra d'indipendenza greca, con una speciale commemorazione online del loro sacrificio, dal 7 all'11 luglio. Data scelta dall'American Hellenic Foundation of Western Pennsylvania per unire i tragici fatti avvenuti in quel mese a Cipro nel 1821 e nel 1974, come ha dichiarato il direttore dottor Nick Giannoukakis. Tutti gli eventi sono virtuali, visibili sul sito o sul canale YouTube. In direzione sud, l'associazione culturale Nostos di Buenos Aires ha indetto il concorso internazionale 200 anni di libertà ed ellenismo, con la collaborazione e il patrocinio della Società Argentina di Scrittori e dell'Associazione Greca di Scrittori, invitando autori di tutto il mondo a partecipare con un'opera, poesia o saggio in una delle 5 lingue abilitate: spagnolo, greco, inglese, portoghese e italiano. Concepito come concorso letterario internazionale, si svolge sotto il patrocinio simultaneo e ufficiale dell'ambasciata argentina in Grecia e dell'ambasciata di Grecia in Argentina, nonché di esponenti di spicco del mondo culturale e letterario internazionale. The Hellenic Federation of South Africa, quindi la Federazione Ellenica del Sudafrica, ha celebrato vari eventi commemorativi a Johannesburg il 25 marzo. Inoltre, la più grande bandiera greca mai fatta, 1500 metri quadrati, ha sventolato durante la celebrazione, accompagnata da una coreografia di ampio respiro, la danza della libertà greca su una composizione originale effettuata dagli studenti della comunità greca del Sudafrica. Ancora più lontane, la diaspora greca fa sentire la sua voce. Una commemorazione speciale a Melbourne, iniziata la mattina del 25 marzo ad Aegios Eustatios, è proseguita nell'Australian Hellenic Memorial e al Melbourne Shrine of Remembrance. A Canberra, il bianco e blu ha orgogliosamente sventolato in 6 luoghi e illuminato 7 edifici. Il cerchio si chiude ovviamente in Grecia, dove Atene ha il primato delle celebrazioni ed eventi che si susseguiranno fino al 31 dicembre.
Vasto il programma, con un interessante prologo rappresentato dalla mostra su antiquarismo e filellenismo, in programma dal 10 dicembre 2020 al 5 aprile 2021 al Museo dell'Arte Cicladica di Atene. Poi la riapertura il 24 marzo della Galleria Nazionale di Pittura, con una mostra inaugurata sul 1821 che presenta dipinti di argomento storico, tutti della propria collezione. E l'emblematica mostra 1821 prima e dopo al Museo Benachi. Agli inizi di marzo è stato inaugurato il Museo del Filellenismo, fondato dalla Society for Hellenism and Philhellenism, per onorare gli stranieri e i filelleni che intervennero a sostegno del popolo greco nella guerra d'indipendenza dalla dominazione ottomana. Il museo accoglie più di 200 opere d'arte e pezzi della collezione del fondatore, Konstantinos Velenzas, inaccessibili finora al pubblico. Le sale, inoltre, includono dipinti sulla guerra d'indipendenza greca di pittori europei del primo Ottocento, bronzi, porcellane, tessuti, manufatti in legno e carta, armi, più di 250 prime edizioni di libri filoellenici, partiture di musica filoellenica, lettere scritte da combattenti greci e filelleni. Nella vasta collezione ci sono anche alcuni oggetti personali di Lord Byron e la spada di Ricciotti Garibaldi. Nel giorno dell'apertura al pubblico, il 7 luglio 2021, durante la cerimonia è stata assegnata la medaglia di Lord Byron e un diploma onorifico a 15 discendenti di importanti filelleni, eroi della rivoluzione greca. Mr. Velenzas ci informa che è in preparazione un libro con le biografie di tutti i filelleni italiani, i cui nomi saranno incisi su un monumento in marmo che sarà eretto nel centro di Atene. Ma soprattutto il Comitato Grecia 2021, presieduto dal deputato Gianna Angelopoulos Daskalaki. Tramite una piattaforma aperta e secondo un approccio partecipativo dal basso verso l'alto, il programma delle celebrazioni è stato elaborato in base a 1827 proposte presentate da enti locali, istituzioni, associazioni, fondazioni e cittadini attivi. 386 proposte provenivano da comuni e regioni, mentre altre 319 erano state presentate dalla diaspora greca e dalle autorità greche ufficiali all'estero, attive in 46 paesi in tutti i continenti. La pagina YouTube è ricchissima. Tra le iniziative, le 18 città teatro dei principali episodi della guerra per l'indipendenza hanno fornito il loro video contributo. Pireo, Tripoli, Tessalonica, Rodi, Larissa, Ioannina, Alessandropoli, Kerchira, Atene, Iraklion, Lamia, Chania, Siros, Naflio, Naussa, Calamita, Chio e Messolonghi, la città sacra, che con il sacrificio di Lord Byron è forse il luogo più famoso. Si suggerisce la visione di un video più lungo, ma molto molto bello, proposto anche in francese, di cui ecco alcuni fotogrammi. Tout voyage commence par un premier pas. Toute histoire
par un regard. Un regard qui plonge au plus profond de l'âme humaine pour découvrir la source de la force des hommes, de leur entêtement et de leur fougueuse témérité, de leurs rêves et de leurs idéaux. Qu'est-ce qui transforme un jour de simples hommes en héros? Est-ce le lieu historique qui donne naissance aux héros? Ou les héros qui forgent l'histoire du lieu? Il comitato ha anche emesso una serie di 14 monete commemorative da collezione di raro valore. Su di esse gli incisori della zecca ellenica hanno rappresentato momenti significativi della storia della Grecia moderna. Tali monete sono state emesse in numero limitato e i loro stampi distrutti dopo la produzione. Inoltre, il comitato greco ha avviato una serie di collaborazioni, come quella con le Poste greche, che procederanno all'emissione di francobolli e prodotti filatelici volti a evidenziare il particolare significato del 200° anniversario della rivoluzione. Il programma numismatico del Comitato è stato inaugurato l'estate scorsa con l'emissione della medaglia commemorativa del Precursore, raffigurante la Grecia rinata, un dipinto del pittore Teofilos risalente al 1911. Ma in generale ogni centro, anche il più piccolo, non ha fatto mancare il suo contributo. Va ringraziata l'amica Sonia Iacovidu che ci fornisce informazioni e immagini della mostra appena inaugurata al comune di Preveza, curata da Vangelis Katsimpras e dalla signora Corru, dedicata ai filelleni che hanno supportato la causa greca con i loro scritti o decisioni politiche, col sostegno finanziario e i guerrieri che hanno combattuto con i turchi corpo a corpo. Senza dimenticare Cipro, che con la Turchia ha purtroppo ancora a che fare. È significativo chiudere questa carrellata con un magnifico video di Grecia 2021, un concentrato dell'anima e della cultura greca, sia per le immagini evocative ed evocatrici, come ad esempio i tamburi che vengono verso di noi attraversando una struttura moderna che richiama l'antro del Necromantion, oppure la partecipazione corale di più generazioni, i pas de deux che abbracciano le statue dei grandi del passato abbinati al cerchio del Sirtaki, sia per il messaggio dato dalla canzone del cantautore Dionysis Savopoulos. Oh!
compito non semplice e delicato, questo affidatomi dal presidente della Società Filellenica Italiana, che ringrazio per la fiducia accordatami. Non facile per il rischio di cadere in una sorta di lista della spesa che deluderebbe l'uditorio e perderebbe la sua ragion d'essere. Delicato per il rischio di dover operare una selezione degli eventi, tralasciando inevitabilmente qualcosa o qualcuno. Per cui chiedo scusa, con la speranza di non avervi annoiato. Zito Iellas, lunga vita alla Grecia.